Zanotte 39 in questo momento, buonasera, benvenuti al telegiornale della notte, telegiornale che arriva a conclusione di una giornata davvero molto molto difficile per ciò che è avvenuto in Tunisia, la strage al Museo del Bardo. Al momento il bilancio è di 24 vittime, 24 morti e di almeno una cinquantina di feriti, ma i conti non tornano, ci sono ancora persone che mancano all'appello. Quello che è successo probabilmente lo sapete, intorno a mezzogiorno un commando di un gruppo di terroristi, 5, ha tentato prima di fare irruzione dentro il Parlamento tunisino e poi, trovando le porte sbarrate e resistenza, è entrato nel portone a fianco, appunto, il Museo del Bardo, e lì si trovavano centinaia di turisti, erano appena sbarcati dalle navi da crociera, fra di loro c'erano anche molti italiani ed è stata una strage. Le vittime italiane confermate al momento sono 4, ci sono anche 13 feriti. Ma quello che è successo oggi in Tunisia ovviamente ci riporta alle stragi parigine, agli attentati jihadisti, anche se non c'è una rivendicazione diretta da parte dell'ISIS, che con un tweet ha però esultato dopo la strage. Due degli attentatori sono stati uccisi, 3 sono scappati. E poi c'è stata la reazione a Tunisi, una grande manifestazione iniziata a metà del pomeriggio. Ma rivediamo tutto il film della giornata per capire esattamente come sono andate le cose. Volevano probabilmente attaccare il Parlamento tunisino, che stamani discuteva di leggi antiterrorismo, ma il comando armato di Kalashnikov, bloccato dalla sicurezza, ha ripiegato nel confinante Museo del Bardo, facendo strage di turisti. Il bilancio ancora provvisorio del mercoledì di sangue nel paese che ha dato il via alle primavere arabe è di 22 morti, 17 turisti, tra italiani, spagnoli, polacchi, francesi, colombiani, australiani, giapponesi, oltre ad un autista e un poliziotto. Uccisi 2 terroristi tunisini del comando, formato da altri 2 o 3 elementi. Uno dei killer morti era scomparso da 3 mesi, di recente aveva chiamato i genitori da un telefono iracheno. La giornata è cominciata prima con la sparatoria verso mezzogiorno e la presa di ostaggi, seguita da 2 ore di assedio delle forze dell'ordine, che poi hanno fatto irruzione affrontando i terroristi mentre si cercava di evacuare i visitatori dal museo. Molti feriti, oltre 50, anche gravi, ricoverati in 3 ospedali. Nella zona della sparatoria c'erano 3 bus con centinaia di turisti, molti gli italiani, a bordo delle navi Costa Fascinosa e MSC Splendida, ormeggiate in porto, ora sorvegliate da agenti ed elicotteri per timore di nuovi attacchi. L'ISIS, che già a dicembre aveva minacciato la Tunisia con un video, oggi riproposto dai social network, ha inneggiato all'attacco, ma ancora non c'è una rivendicazione attendibile. In serata c'è stata nel centro della capitale una manifestazione contro il terrorismo davanti al Teatro Municipale di Tunisi, mentre era in corso un Consiglio dei Ministri straordinario. Il presidente tunisino Kaid Essebsi ha promesso una guerra al terrorismo senza pietà. E allora dicevamo delle vittime, 24, compresi appunto i 2 attentatori che sono stati uccisi mentre altri 3 sono in fuga, e poi appunto le vittime italiane, perché fra i crocieristi c'erano almeno un centinaio di nostri connazionali. Ci colleghiamo adesso allora con l'unità di crisi della Farnesina, dove per noi c'è Vincenzo Adornetto, per sapere quali sono le ultime novità, anche perché fino a questa sera, tardi, fino alle 8 di sera, non c'è stata nemmeno la conferma ufficiale delle vittime, solo più tardi si è saputo intanto di questa cifra di 4 persone. Vincenzo, buonasera. Buonasera Flavia, sì, è vero, è stata una giornata davvero convulsa qui all'unità di crisi della Farnesina fino alle 8 di sera, fino all'edizione
del TG delle 20 noi non avevamo alcuna certezza, alcuna conferma ufficiale del bilancio delle vittime e dell'identità delle vittime italiane. Dopo sono arrivate le prime conferme, prima 3 vittime, 6 feriti, adesso il bilancio in questo momento mentre andiamo in onda è di 4 vittime italiane e 13 feriti. Si conoscono i nomi di 2 delle 4 vittime italiane, dovremmo vedere anche una foto di Francesco Caldara, 64 anni, pensionato novarese, era in crociera sulla costa fascinosa insieme alla compagna Sonia Reddi. Si trovavano sul pullman al momento del blitz dei terroristi. La donna è stata colpita, è stata operata alla spalla e un braccio, è ferita ma non è in pericolo di vita. L'uomo invece è arrivato in ospedale in gravissime condizioni e poi è deceduto in sala operatoria. Un'altra vittima è quella di un dipendente comunale di Torino, Orazio Conte, la moglie ferita, Carolina Bottari, era anche la donna che aveva dato l'allarme dall'interno del museo della sparatoria in corso. Le altre 2 vittime, i nomi ancora non si conoscono, all'appello però secondo la Costa Crociere mancano 14 passeggeri e fra questi ci potrebbero essere anche i nomi delle 2 vittime, probabilmente. In questo momento al Comune di Torino mancano all'appello 2 dipendenti comunali e una delle 2 sono 2 donne, i familiari di una delle 2 persone in questi minuti è ricevuta dal sindaco di Torino Fassino. Dobbiamo dire anche che questo pomeriggio è intervenuto il ministro degli esteri qui in conferenza stampa, ha voluto ribadire di essere vicino alla Tunisia, paese di speranza e democrazia colpito al cuore, ha sottolineato la gravità politica dell'attentato in un paese dove laici e religiosi lavorano fianco a fianco, ha detto poi di occorre raddoppiare gli sforzi nel combattere il terrorismo internazionale sempre più vicino ai nostri confini. C'è da aggiungere, questa è una novità dell'ultima ora, che domattina partirà qui da Roma un'equipe dell'unità di crisi della Farnesina, raggiungerà Tunisi per garantire la collaborazione e il sostegno ai connazionali feriti, in questo momento 13 persone ferite negli ospedali di Tunisi. Flavia. Grazie, grazie Vincenzo. Allora noi adesso andiamo a Tunisi con l'altro nostro inviato Luca Del Re, perché ci diceva Vincenzo appunto dei feriti non solo italiani, sulle navi da crociera come sapete si raccoglie il mondo, ci sono almeno 2 vittime giapponesi e poi colombiani, spagnoli, francesi, polacchi e australiani. A Tunisi oggi pomeriggio una grande manifestazione spontanea subito per dire no al terrorismo. A Tunisi, dove stava cercando di rinascere la democrazia. Luca Del Re. Sì, a Tunisi, dove rimbombano ancora in queste ore le parole durissime del presidente Selby, oltre a quelle pronunciate dal premier. Selby ha detto al suo paese: siamo in guerra, ce l'hanno dichiarata dei terroristi di una minoranza selvaggia e traditrice contro cui faremo una guerra senza pietà. La Tunisia chiede ai suoi paesi amici, a chi ne sta parlando in queste ore per solidarietà dovuta, aiuti, armi, di non essere lasciata sola, di avere strumenti adeguati per fronteggiare la minaccia terrorista. Non nomina mai Daesh, non nomina mai lo Stato Islamico, non nomina mai il Califfato, ma è a loro che va l'accusa del Presidente, e d'altronde lo Stato Islamico nei confronti della Tunisia ha alzato lo scontro. La manifestazione di cui parlavi te, Flavia, non è la prima in quest'ultimo periodo. Il 6 febbraio scorso ce n'era stata una altrettanto grossa dopo uno scontro fra jihadisti appunto dell'ISIS o di gruppi affiliati in Tunisia all'ISIS e forze regolari tunisine, con la morte di 4 soldati. Dicevo, si è alzato il tiro dello scontro qui in Tunisia. Va ricordato che la Tunisia purtroppo è il paese che ha dato più miliziani al rifatto dei tagliagole di al-Baghdadi. 400 di questi sono rientrati nell'ultimo mese e mezzo, alcuni sono stati intercettati, altri sono in libera circolazione, 7 solamente negli ultimi 3 giorni quelli fermati perché sospettati di star per compiere degli atti terroristici. Ecco, questa è l'atmosfera da mobilità del terrore, come dire, si va in Siria e in Iraq e si torna in Francia e si fa quello che si è fatto a Charlie Hebdo, in Tunisia si parte da qui, si va in Siria e in Iraq e si torna per colpire come è stato fatto oggi. Sembra da ragazzini, da gente molto giovane, a conferma di quella che è un po' la politica che in quest'area sta mettendo in pratica, ovvero giocare su un rinforzo costante di miliziani disposti a gesti come quelli di oggi, che l'ISIS ha applaudito pur senza rivendicare ancora ufficialmente quanto accaduto al Bardo. Flavia.
Sì, grazie, grazie Luca. E allora, come potete immaginare, è grandissimo l'attenzione di tutto il mondo su questo avvenimento. Anche il Presidente del Consiglio ha assicurato per l'appunto l'appoggio alla Tunisia per la lotta contro il terrorismo. E questa vicenda ha inevitabilmente fatto passare in secondo piano quelle che erano invece le preoccupazioni del governo di questi giorni, in particolare quelle legate alla figura del ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, in seguito all'arresto di uno dei maggiori dirigenti del Ministero appunto delle Infrastrutture fino a pochi mesi fa, Ercole Incalza. Incalza che fra l'altro oggi ha subito l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli, difendendo il proprio operato e difendendo l'operato del ministro, che però resta in qualche modo sub iudice, tant'è che ne hanno chiesto le dimissioni sia il Movimento 5 Stelle che SEL. Oggi c'è stata bagarre alla Camera e presto il ministro riferirà appunto sul suo operato. Il ministro Lupi non si scompone mentre scoppia la bagarre in aula con i 5 Stelle che tirano fuori un orologio alludendo alla questione più spinosa, quella dell'intercettazione con Incalza per aiutare suo figlio. NCD fa quadrato intorno al suo ministro. Davanti alla conferma delle intercettazioni però c'è chi nelle fila del partito inizia a tentennare. Con Renzi è gelo, il premier convinto che sia meglio la strada delle dimissioni volontarie, evita l'ingresso in aula dalla porta da cui passa Lupi al termine del question time, dove si è appena finito di difendere. Ed è prevista un'informativa del ministro delle infrastrutture per venerdì mattina alla Camera. Lupi appare deciso ad affrontare il passaggio parlamentare, convinto dell'unità del suo partito e dell'appoggio del ministro dell'interno Alfano, che lo ha incontrato sia al Viminale che alla Camera. I gesti di Alfano vengono interpretati all'interno di NCD come un segnale politico alla maggioranza per dire che il suo ministro non è solo. Ma intanto i tempi dell'Expo incalzano insieme al fatto che negli intenti di Renzi la mostra dovrebbe essere vetrina di un'Italia lontana dai soliti vizi. E noi invece adesso andiamo in Israele perché a sorpresa la vittoria di Netanyahu ha sconfessato tutti quelli che erano i sondaggi fino all'ultimo minuto. Probabilmente nei prossimi giorni già il premier, l'ex premier riceverà nuovamente l'incarico per formare il governo. Ovviamente la situazione anche in questo caso presenta tensioni non solo all'interno del paese ma anche fuori. Sapete che gli Stati Uniti, Obama in particolare, non aveva certo appoggiato l'elezione di Netanyahu e potrebbe pesare anche sul percorso di pace. È finito il giorno della grande sorpresa, del ribaltone delle previsioni elettorali. L'alba della vittoria di Netanyahu finisce nel buio dei rapporti tra Israele e il suo più grande alleato, gli Stati Uniti, con la notizia che Barack Obama solo nei prossimi giorni farà quella telefonata di congratulazioni a Netanyahu. Un altro schiaffo dopo il gelo della visita mancata per il contestato discorso al Congresso americano contro l'Iran. Rapporti tesi dunque con gli Stati Uniti, ma poco importa in queste ore con la festa per i 30 seggi inaspettati arrivati dopo sondaggi disastrosi. La sua prima uscita nella giornata al muro del pianto per rendere ancora più solenne la sua vittoria storica, per meritarselo il titolo di re di Israele, come gli urlavano ieri notte i suoi sostenitori. Pochi problemi sulla strada per formare la coalizione di governo con l'ultradestra ortodossa e nazionalista, indebolita perché Bibi i voti è andato a prendersi in quel bacino elettorale. In 200.000 si sono spostati più al centro verso il Likud per regalargli un mandato forte. Avrà l'opposizione i 14 deputati del terzo partito di Israele, la Lega Araba Unita, che rappresenta il 20% degli arabi israeliani in maggioranza musulmani, e promettono lotta e vigilanza dura anche i due grandi delusi, Isaac Herzog e Tzipi Livni, che con il loro campo sionista hanno vinto solo nel nord benestante la buddista del paese, da Tel Aviv a Haifa. Duri commenti da Gaza e Ramallah. Per Hamas quello che verrà sarà un governo di terroristi, per l'autorità palestinese con Netanyahu non si potrà parlare di un accordo.
Ed è stata una mattinata di vera e propria guerriglia invece a Francoforte, dove si inaugurava oggi la nuova sede della Banca Centrale Europea con un edificio costato 1.300 milioni di euro. C'erano almeno 10.000 persone per strada che hanno protestato per le vie della città, ci sono stati scontri molto violenti con la polizia, 350 le persone arrestate, un centinaio di feriti fra le forze dell'ordine costrette appunto a usare lacrimogeni e idranti per disperdere le frange più estremiste dei manifestanti. E adesso invece è il momento di parlare di sport, subito la linea Edoardo Soldati. Sì Flavia, eccoci qui e dunque parliamo subito di calcio, è stata una serata felice per la Juventus che ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League andando a vincere 3-0 sul campo dei tedeschi del Borussia di Dortmund, è una prova maiuscola e una dimostrazione di forza e maturità per i bianconeri di Massimiliano Allegri. La Juventus fa la voce grossa anche in Europa. Il muro giallo del Borussia Dortmund non impaurisce la squadra di Allegri, che si avventa sulla gara con personalità, trovando il gol già al terzo minuto. La magia di Tevez colloca la pascia argentino al fianco di Robby Baggio e Del Piero, nella galleria dei grandi numeri 10 bianconeri andati a segno al Westfalen Stadion. L'infortunio di Pogba, sostituito da Barzagli, cambia la Juventus nel modulo senza però indebolirne lo spirito. I tedeschi non trovano mai spazio e nel secondo tempo i bianconeri completano l'impresa. Dopo aver fallito due buone occasioni, Morata trova il raddoppio chiudendo da pochi passi un micidiale contropiede innescato da Tevez. Ma la festa dei campioni d'Italia non è finita. La grande prova di maturità si consolida nel finale, quando ancora Tevez dà maggiore forma alla qualificazione, facendo a pezzi il Borussia e portando di peso la Juventus tra le magnifiche otto d'Europa. E già, quali sono queste magnifiche otto? Allora, andiamo rapidamente a vedere. Tre squadre spagnole, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Due francesi, Monaco e Paris Saint-Germain. I portoghesi del Porto, la Germania, è presente solo con il Bayern Monaco e ovviamente la Juventus. In serata Massimiliano Allegri ha twittato: siamo sull'otto volante e non vogliamo scendere. Venerdì i sorteggi a Nyon e speriamo che ci siano anche tante squadre italiane provenienti dall'Europa League che gioca domani. Ricordiamo, sono 5 le squadre nostrane che lottano per i quarti di finale. Garcia non ci gira intorno, il derby con la Fiorentina è la svolta chiave nella stagione giallorossa. Mi prendo le colpe, dice, purché la squadra venga tenuta tranquilla. Mentre nella capitale prende quota la pista Mazzarri, l'obiettivo di Garcia è fine stagione. Sarà quello il momento dei bilanci. Il giorno dove sentirò che non sono più utile o non sono più una plusvalenza al club per ottenere vittorie, risultati, trofei, perché sono venuto per questo, allora il secondo dopo mi farò da parte. Montella è costretto a rinunciare a Pizarro e punta tutto sulla potenza di fuoco di Salah, tenuto a riposo contro il Milan, e Babacar. L'esito della sfida che vale i quarti di finale è incertissimo. Io penso che sia tutto aperto, penso che l'unica mia preoccupazione possa essere il fatto di avere sempre meno calciatori, no? Oggi abbiamo perso anche Pizarro e abbiamo visto quanto abbia influito nel match, ma sicuramente ce l'andremo a giocare, ecco, a viso aperto come adesso. I compiti più difficili spettano a Torino e Inter. Ventura crede nell'impresa e stima in un 40% le possibilità di qualificazione contro lo Zenit San Pietroburgo. C'è elettricità nell'ambiente, dice, un'atmosfera simile a quella che ha preceduto l'exploit sul campo dell'Athletic Bilbao. Capitolo Inter, Mancini fa chiarezza sul suo futuro. Voglio rimanere qui per assemblare una squadra vincente. Forte del 3-1 dell'andata, il Napoli affronta senza eccessiva ansia la trasferta in casa della Dinamo Mosca. Il videomessaggio del presidente De Laurentiis ha caricato la squadra, decisa a dimenticare in fretta Verona. Dipende dalla rossa, sia una rossa. Bene, è tutto per lo sport, a te Flavia. È tutto anche per noi, mezzanotte 58 in questo momento. Vi ricordo l'edizione di mattina alle 7:30 per tutti gli aggiornamenti. Buonanotte.